siamo troppo vicine, Ribisi, siamo troppo vicine. Ci siamo tirate una cina sberla. Oggi è venerdì 13 gennaio. Ho dovuto guardare se era gennaio. Siamo nel 2023. Evviva! Tu sei? E Memme. Io sono Eri B e questa è la sigla! Eccoci tornate! Siamo tornate, vi siamo mancate. Diciamolo, buon anno! Buon anno a tutti! Dopodiché, dopo questa settimana, basta sentire buon anno. Perché... Vabbè, però noi dovevamo fare gli auguri ai nostri telespettatori perché non ci hanno visto ancora nel nuovo anno, quindi siamo tornate. Siamo tornate anche con delle novità, in realtà. Avete visto? Non siamo più nello stesso posto, abbiamo dietro di noi, molto probabilmente, almeno io non lo vedo perché non voglio girarmi, il nostro bellissimo logo con Trenmi e la città dietro. In teoria sì. In teoria sì. In teoria è così. Assolutamente, penso di sì. Beh, però mi piace, è un po' strano, mi sento ancora un attimo non a mio agio. Devo dirti la verità, che siamo seduti su degli sgabelli, io non sono proprio a mio agio, però fa niente. Se ci vedete un attimo andare giù è perché... Se scivoliamo un attimo, capito? Perché insomma è la sediolina. Bene. Ma bando alle ciance, le feste sono andate bene? Benissimo, le benissimo, tue? Anche le mie, mezza malata però sono guarita. Va finalmente bene, si diciamo riparte, che si riparte l'influenza l'ho lasciata al 2022 e meno male. Okay. Direi, mi viene da dire. Ok. Beh. Quindi allora, anno nuovo, vecchia vita però. Giusto. Sempre di rubrichette parliamo, giusto? Quindi andiamo con la prima rubrichetta, che è la posta del cuore. Poi i cuoricini, visto che siamo nel nuovo studio, potremmo anche metterli. Tra volano. Così, giusto per dirlo, manca un mese e un giorno a San Valentino. Giusto per dirlo. Quindi raccontateci le vostre storie pre San Valentino. Chissà che sbattimenti. Cosa, esatto, se siete in ansia, se ci state già pensando che esatto. L'amore è sempre nell'aria. Sempre. Sempre, perché sempre. Noi adesso abbiamo una rubrichetta, una storia di questa ragazza Maria che in realtà ci ha scritto subito dopo le feste, ma vogliamo darle il nostro consiglio. Dai, andiamo, vai, leggicela. Bassiamo un po' la musica, grazie. Grazie. Ciao Eri B, ciao MM. Ciao. Sono Maria e ho 25 anni. Prima delle feste ho conosciuto un ragazzo su Tinder, Ludovico. Ci stiamo conoscendo e stiamo facendo le cose con calma. O almeno così avevamo deciso. Per Natale mi ha regalato un weekend alle terme a fine gennaio. Ma secondo me è stata una scelta affrettata. Io non capisco ancora se mi piace davvero e se ho voglia di passarmi un weekend insieme a lui. Sono in confusione. Poi ad esempio non gli ho neanche regalato niente ed ero un po' in imbarazzo. Perché non pensavo mi facesse un regalo. Aiutatemi, please. Allora, io ho una mezza idea di che cosa può essere successo. Vai, raccontaci che cosa pensi. Allora, secondo me questo qua ha trovato una promozione per un weekend a fine gennaio alle terme. Magari che però non Black ci dice Friday. Neanche quali sono le terme. Magari sono le terme, no, non credo, perché Terme Milano, Cucci Terme, non puoi star lì a dormire. Puoi star lì a dormire? No, non penso. No, non credo, penso. Non secondo credo. Secondo me, quindi addirittura via. Cioè, lui ti ha regalato un weekend è andato per andare su Groupon. Ha comprato questo pacchettino e ha detto, boh, io lo compro per due persone. Poi se non viene vado da solo. Esatto. Lo so, o al massimo ce l'ho con un mio amico. Quindi. Allora, secondo me, parer mio, è una cosa carina. Poi i regali di Natale, soprattutto, sono così. Se uno si sente di farlo, lo fa. Non è che per forza tu hai fatto un regalo a me, io devo fare un regalo a te, mi devo sentire obbligata. Quindi tu non te la sentivi e va bene. Lui se l'è sentita, vedi un po' come va. Se poi le cose vanno male... Però non farla stupida, vacci. Sì, parli, che prega mal che vada. Esatto, almeno il consiglio che possiamo dare noi è vai. Vai, quantomeno hai un bel tuo weekendino alle terme, ti rilassi, fai massaggini, l'acqua termale. Esatto. Chissà che da cosa nasce cosa, magari. Oh. Anzi, poi magari lì potresti capire anche se ti piace davvero, perché se passi un weekend insieme a una persona capisci qualcosa in più, no? Esatto, potrebbe essere. Ma, oppure capisci qualcosa in più che non ti piace ancora di più. Però fa niente, tu vai. Io voglio essere più positiva. Oh.
però insomma, Maria, le cose possono succedere. Maria, scrivici poi per San Valentino e facci sapere com'è andata. Esatto, fateci sapere sempre come vanno le vostre storie, perché noi siamo veramente veramente curiosi di sapere se vi abbiamo aiutato oppure vi abbiamo affossato. Esatto. Ecco, diciamo così. Secondo me è più questo. No, non è ok, vero. Continuate a scriverci. Sì, e andiamo e allora. Rapidi, quindi next. Andiamo avanti. Cosa hai regalato a tuo marito? Buona Natale. Ho fatto un sacco di regali, un sacco, delle scarpe, un cappello, delle calze, un omino dell'ego. Gli hai rifatto il guardaroba, sì, quindi. Sì, gli hai rifatto il guardaroba, ha bisogno secondo del me. Del tipo ti amo, cosa. Ma ti però sappi che insomma ci sono queste esatto. cose, assolutamente. Carine, hai fatto bene. Grazie, bene. Grazie. Lui mi ha regalato un bagno. Un bagno. No, sta rifacendo il bagno. Vabbè, okay. Un bel regalo. Eh sì, direi. Penso che sia un bel regalo. Sì. Quindi diciamo che è andata bene. È andata anzi meglio. Me la sono cavata con un paio di scarpe e un cappello. Cioè, è andata benissimo. Esatto. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta. Che è ti sblocco un ricordo. Senti che bella la sigla. Allora, il disblocco di quel ricordo di questa settimana, non riesco più a parlare, è... Ma prendi fiato. Se io ti dicessi, anzi, ti cantassi questa canzone... Vai. Oddio, me ne è venuta una in mente che non è questo. Senta, se vuoi sbirci. No, ecco, okay. ce l'ho. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Ti dice qualcosa? Direi... Lo sblocco a ricordo di questa settimana è... Esplorando il corpo umano. Mi piace. Ah, innanzitutto eccolo, lo vedete assolutamente. Questo è Esplorando il corpo umano. Siamo fatti così. Era un cartone animato, ovviamente. Sì. Lo è tuttora, tra l'altro c'è su Netflix. Quindi andiamo tutti a riguardarcelo su Netflix. 26 episodi che sembravano 87. Cioè, ma 26 in tutto? Esplorando il corpo umano sono 26 episodi. E perché mi sembra di averne visti tipo 800.000? Perché avrei sempre visto gli stessi, molto probabilmente. Beh, non mi ricordavo Vabbè, niente. Comunque, quindi. È stato creato da un autore francese che si chiama Albert Barillet. Ok. Grazie. Gli episodi sono da 30 minuti, quindi sono anche relativamente veloci. Sì, ok. Cioè, la prima volta sono stati trasmessi nel 1987 in Francia e in Svizzera. In Italia arrivarono soltanto nel 1989, ovviamente dalla Magica Italia 1. Ovviamente. Okay. Era un cartone animato destinato a un pubblico di bambini, ma anche di adulti, e illustra con l'aiuto di personaggi la struttura e la funzione del corpo umano. Guarda che era molto utile. Assolutamente. Io vedete i virus dietro di noi? I virus facevano paurissima, sia da grandi che da piccoli. Io li odiavo tutti. Proprio cattivi, mi stavano super antipatici. Ma erano cattivissimi. No. Parlava così. Sì. Poi lui era il boss. Lui era il boss. Con il naso nero, me lo ricordo. Ovviamente sono corpo. Figure antropomorfe, rappresentavano globuli bianchi, globuli rossi, che erano praticamente i principali protagonisti. Eccoli. Questi sono i globuli bianchi, che sono le guardie del nostro corpo, in sostanza. Le vitamine. I globuli rossi chiaramente erano centrali e narravano le vicende del corpo umano in generale. Perché partiva sempre tutto, mi ricordo, da un episodio di una malattia, una caduta. O comunque un dramma. Invece quello che vedete qua dietro non è Silente, non è neanche Gandalf, ma è l'omino del cervello, che grande. Qualcuno aveva detto poi anni dopo. L'omino del cervello comandava tutte le attività. Insomma, e intervistava anche a volte i globuli rossi, assolutamente. Intervistava, si interfacciava dicendo tutto bene, così era bellissimo. Ma io mi immagino nel nostro corpicino che ci sono questi Io personaggi. Devo dirti la verità, che ogni tanto ci penso. Sì. E penso sempre a questi globuli rossi che vanno in giro con questa sacchetta con dietro l'ossigeno esatto, e camminano. Che sono lì che camminano. Comunque, ho scoperto una cosa che non sapevo. Cioè? Allora... Esplorando il corpo umano è una delle sette creazioni di Barillet che si chiamavano C'era una volta. Dietro di noi c'è la collana poi enciclopedica di Esplorando il corpo sì, umano. Di Esplorando il corpo umano, fatta dalla adesso non mi viene chi è De Agostini. Grazie. L'aiuto dal pubblico. Comunque sette catene c'erano. Okay. La prima è C'era una volta l'uomo, cioè grande storia dell'avventura umana. Non Io me lo sinceramente ricordo. Non lo ricordo. Zero. Poi c'era una volta lo spazio.
Avventure nello spazio, questo mai nella vita. Adesso che ho rivisto mi ricordavo delle navicelle, ma in realtà no, è qualcosa dentro esplorando il corpo umano, perché prima perché c'erano infatti le navicelle, quindi non è neanche questo che ci ricordiamo. Poi c'era una volta la vita esplorando il corpo umano. Poi riscopriamo le Americhe con Cristoforo Colombo. Adesso che me lo dici mi viene in mente il vecchietto, lui col cappellino da Cristoforo Colombo. Ah, ok. E lì mi ricorda, no, mi ricorda qualcosa. No. Poi c'è Grandi uomini per grandi idee. Boh, storie di altri. Ah, lì Leonardo da Vinci. C'è chi se lo ricorda, assolutamente. Poi Imbarchiamoci per un grande viaggio. Non saprei. No, non so neanche di che cosa. E poi C'era una volta la Terra. Okay. Bene, quindi molto probabilmente si parte dai dinosauri. Okay. Diciamo che a noi ci è arrivato. A noi è arrivato esplorando il corpo umano. Che tra l'altro la cosa più divertente è che di queste sette, diciamo, collane, ne siamo anche produttori di quasi tutte, tranne esplorando il corpo umano. Cioè, noi italiani. Sì. Ah. Cioè quello che è diventato più famoso, che tutti si ricordano, non è prodotto. Non è stato prodotto da noi. Italiani. Assolutamente sì. Vabbè, va a capire come mai il mondo gira così. Però comunque io lo potete trovare tutto su Netflix, bellissima la sigla. Siamo fatti così. Io andrei a riguardarmelo. Siamo proprio. Io avevo anche l'album delle figurine. Grande. Che poi mia madre ha buttato. Però vabbè, fa niente. Io ero molto felice di avere tutto questo album. Due album nella vita. E l'avevi finito tutto. Il primo album è Esplorando il corpo umano. Il secondo era quello di Beverly Hills 90210. Buttato anche quello. Io l'unico che ho finito è quello di Elisa di Rivombrosa. Urca. Però potremmo parlare degli album delle figurine, me lo scrivo. Sì, questo segno come sblocca ricordo, perché penso che adesso non lo utilizzano più. No, ce assolutamente. Sì? Guarda che l'anno scorso, due anni fa, Esselunga aveva fatto per gli europei di atletica aveva fatto l'album delle figurine. No, e comunque i bambini sono ancora infognati bene sulle figurine. Vabbè, meno male, erano un sacco di soldi. Ma che bello! Guardatelo se vi capita, Esplorando il corpo umano su Netflix. Sì, penso che adesso ci sono tutti questi clienti. Che bello! Andiamo avanti! Andiamo con la prossima rubrichetta, che sono gli sgami di M&M. Guarda che bello, ti abbiamo messo dietro anche M&M. No, ma questo è il regalo più bello che la regia potesse farmi. Bellissimo, ma che come siamo fortunate. Ma andiamo avanti. M&M stasera vi porta questo sgamo. Vai, vediamo se lo so. Ma sicuramente è una cosa che ti piace molto. Ah, mi piace. È una cosa classica milanese. Il panettone? No, si mangia, peccato. Non è un cibo. Ma è la sciguera. Oh, che bella, mi piace tantissimo. Ai ribi piace un sacco, ma per tutti fuori sede come me, che io quando sono arrivata a Milano, Che sciguera, mi ha detto che c'è sciguera. Oggi. Meglio. Vabbè, cioè. Oh, ma hai visto ieri sera che sciguera? Boh, non so, fai finta di niente. Ma vi dirò che cos'è. Che cos'è? Nebbiolina. È la nebbia. Si dice il nebbione. Esatto, è la sciguera. Quindi è tipica, diciamo, delle pianure. E delle zone comunque qui intorno a Milano, ma anche campagne, a Milano, anche, comunque sì, anche solo in città, quindi i milanesi, sul i delta lombardi, del Po è piena, i lombardi quindi principalmente la chiamano sciguera. Ma penso ai milanesi in realtà. Ma so. anche i lombardi fuori dal. Anche quelli fuori. Quelli anche, ma sì, poverini, ci sono anche loro. Vabbè, mica si può dire che Rozzano sia fuori dalla città. Beh, però non è Milano. Ma ancora un cento anni e poi. Secondo me abbastanza tutta la Lombardia, la parte tutta milanese. Quindi se vi dicono fai attenzione, guida piano al mattino, alla sera c'è la sciguera, non spaventatevi, semplicemente un pochettino di nebbia. Ma tanto non vi preoccupate, perché ormai sta arrivando la primavera. Ecco, quindi siamo appena entrati nell'inverno. Fa solo un po' freddo, però c'è questo sole bellissimo. Oggi questo cielo io avevo bellissimo. Quasi caldo, ti dico. Voglio dire, l'altro giorno un cielo rosso stupendo. Mamma, che cosa non ho. Che albe, che su albe Instagram non offre lo smog alle volte. Si dice così, poi anche i tramonti. Bene, bene, quindi, bene, mi piace ragazzi, bellissimo. La sciguera è vostra.
Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta. La rubrichetta che più mi piace di tutti. Vediamo se c'è la sigla. Vediamo se c'è la sigla giusta. Vediamo. No, va bene. Ma che sono gli eventi della settimana a cui io e Ribi non andrei. E quelli di questa settimana sono categorici. Cioè no, assolutamente no. Sono sicura che invece a me piacciono. Ci andrò. Secondo me un paio sì, un paio sono tre. Vabbè, quindi su due su tre diciamo che come al solito non siamo d'accordo. Primo, senti, gli eventi della settimana a cui io non andrei. Allora, sentiamo. Innanzitutto tu lavori in centro, sì. Ti sarai resa conto che sono comparsi i modelli maschi. I? Modelli maschi. No. No. Non si vede che non mi guarda abbastanza bene. Mi sa che non ti guardi abbastanza. Cosa c'è? È partita la Milano Fashion Week, uomo, secco, dal 13 al 17, 72 eventi. Ciao, divertitevi tutti. State tutti vicini, guardate la collezione uomo. Io sono molto contenta di non partecipare neanche a uno di questi. Zero. Io però mi guarderò più intorno. Mi sa che ti conviene. Poi, in realtà è già iniziata settimana, okay. Questa che è appena passata, da lunedì a domenica. Ci sono le Open Yoga Week gennaio 2023. Domani se non so. Open Yoga Week. Abbiamo il pubblico che interagisce infatti, con noi. Bello, domani mi informo e quasi domani ci saranno sicuramente un sacco di workshop. Yoga in giro per Milano. Che poi non si possono chiamare lezioni gratuite, workshop. Fa più figo. E poi ti piace il paddle? Ormai sono padellista. Esatto. Come si chiamano i giocatori di paddle? I tennis sono i tennisti. Mi sa, i giocatori di padellisti. Per quanto riguarda i padellisti, a Milano purtroppo ce ne sono tanti. Soprattutto ormai il paddle è arrivato anche a Milano News. Se ti guardi intorno, tutti solo più campi da paddle. Sì, sì, questo è vero. Ma sai perché? Anche sul duomo. Ma sai perché? Perché costa. Sordi. Comunque c'è Amico, ok, al Gate 2 dal 13 al 15 di gennaio, quindi questo weekend. Paddle Trend Expo, dalla scoperta dello sport che fa impazzire gli italiani e mi viene da dire soprattutto i milanesi. Esatto, no, ma anche fuori, perché ho visto anche a Torino, ti dirò, anche a Pinerolo hanno fatto un sacco di campi. E io e il mio socio, perché ovviamente si gioca in due, ho un socio, magari glielo chiedo, andiamo a cercarci una padella nuova. Una padella? Perché la nostra padella non funziona molto. Bella bene. Di padella, mi viene da dire. Negli anni 90 si diceva bella di padella. Quindi devi provare, Ribi. Assolutamente no, non è uno sport per me. E poi io ho la sindrome del tunnel carpale, quindi non posso giocare. Mi spiace, è andata così. È buona. Ho concluso i miei eventi per questa settimana. Però mi sono piaciuti. Appunto, dai, due tu su faresti tre, la Milano Fashion Week, sicuramente no gli eventi, però guardarti in giro. Ma non quello. Saranno dei buonassi pazzeschi. Quello sì. Ok, poi c'è la roba dello yoga e poi il paddle. E poi il paddle, sì, grande. Ok, paddle. Abbiamo bene. Concluso praticamente. Mi è già finito. Mi hai passato dai. Mi sento un po' tipo. Perché tutto è troppo aperto. Sì, qui. A me dà un po' fastidio perché in realtà abbiamo il pubblico. Esatto, ci mi stanno fastidisce. Osservando. Però fa niente, una volta che pensi che non ci sono più, poi la luce ci rimbambisce, quindi va bene. Esatto, così. Devi immaginarteli con i pantaloni tirati giù come a teatro. Immaginateli nudi. Vedete anche questa cosa. Esatto. Quindi non abbiamo i nostri eventi al momento. No. Li prenderemo sicuramente con febbraio. Ok. Certo. Quindi vi lasciamo con una domandella, vi ringraziamo, ci rivediamo la prossima settimana. Se volete ascoltarci invece su Crystal Radio, ci trovate tutti i lunedì sera dalle 20 alle 21. Scaricatevi l'app di Crystal Radio. Oppure ascoltateci sul 96.2 e anche in DAB. Yes. Ok. Bene, la domandella di questa settimana è: ma tu preferisci svegliarti presto o andare a dormire tardi?